Bella Orridi! Oggi parliamo di arte e influencer. Come siamo messi in Italia? È giusto che il mondo della cultura si mischi con quello dei social? Tutto questo e molto altro ai Discorsoni, lo show che cerca di tirar su quattro quattrini con arte e influencer. Ad esempio, solo per oggi questo capolavoro a 5 euro disegnato da me nel 95. Chiamate subito e sigla! Il polverone si sollevò lo scorso luglio, quando la Galleria degli Uffizi di Firenze ospitò Chiara Ferragni, puntando sulla top influencer italiana per lanciare la riapertura post-Covid-19. L'operazione funzionò, visto che il weekend successivo si registrò un boom di giovani visitatori e gli Uffizi divennero trend topic su Instagram e Twitter. Tuttavia, il museo è stato sommerso da numerose polemiche. Oggi ci chiediamo: operazioni simili sono un vantaggio per l'arte oppure rischiano di compromettere l'essenza della stessa? Scusate, mi sono lasciato un po' prendere dal tema. Un saluto da Mattia! Se chiedeste ad uno straniero per cosa è famosa l'Italia all'estero, sicuramente vi risponderebbe: food! Giusto, giusto. Ma sicuramente al secondo posto poi arriverebbe... mafia. Eppure, nonostante arte e cultura siano una fortuna per la nostra nazione, pensate ad esempio che l'Italia, insieme alla Cina, è lo stato con più siti patrimonio dell'UNESCO al mondo, il settore culturale è da sempre uno dei meno interessanti per lo Stato. Per cominciare con le buone notizie, potrei dirvi ad esempio che l'Italia investe attualmente ogni anno lo 0,3% del proprio PIL in attività culturali, ovviamente sotto media europea. Ad esempio, facendo un confronto con una nazione simile, la Francia investe il doppio. Oh. Vabbè dai, voi direte attività culturali. Il vero patrimonio sono i nostri ragazzi. È con l'istruzione che nasce la cultura. È lì che bisogna finanziare. Vabbè, lì siamo messi ancora peggio allora, visto che siamo all'ultimo posto nell'Unione Europea per spesa pubblica dedicata all'istruzione rispetto al totale. Vai così! I comuni italiani senza alcun bene culturale sul proprio territorio sono solamente 7 su 100. Eppure, nonostante tutta questa abbondanza, gli occupati nel settore sono solamente il 2,7% del totale, contro una media europea del 2,9%. Inoltre, il 42% di sti sfigati è laureato, cioè il doppio rispetto agli altri settori. Eppure, guadagnano meno della media. Sfigati. Adesso un pensierino a uomini e donne lo fareste, eh? Eppure la cultura sarebbe un'industria importante, capace di generare profitti non solo per se stessa, ma anche per i settori collegati, come ad esempio i trasporti, la ristorazione o l'alberghiero. Ad esempio, pensate che per ogni euro prodotto dalla cultura se ne generano 1,8 nei settori satellite. Finiamo la carrellata di dati dicendovi che, nonostante le scarse sovvenzioni, ogni anno i musei statali italiani generano l'1,6% del PIL della nostra nazione e attraggono il 20% del totale dei turisti che scelgono il nostro paese. E sono solamente il 10% di tutti i musei che abbiamo in Italia. Insomma, un potenziale inespresso enorme, che si va ad aggiungere alla miriade di occasioni perse per rilanciare il nostro bel paese. Eppure pare che non freghi un cazzo a nessuno. Ed è così che, di fronte all'esigenza, da un lato di comunicare la propria offerta culturale a più gente possibile e dall'altra di aumentare l'interesse scemante verso cultura e musei, gli operatori culturali devono trovare degli espedienti in grado di rilanciare la propria offerta. Ed è così che, tra i vari trucchetti, spuntano gli influencer. Sbrighiamo subito le faccende formali. Chi sono gli influencer? Gli influencer sono quelle persone che risultano importanti per influenzare una determinata cerchia di persone, potendo contare su un seguito più o meno vasto e più o meno settoriale, con cui sono in comunicazione tramite social media, fatto che li rende un obiettivo importante nel caso si voglia veicolare messaggi a pubblici vasti o selezionati. La pensata fatta da molti musei è stata:
A noi mancano i giovani stanno sui social, usiamo gli influencer per attrarre i giovani sui social. Lineare, no? Eppure, in un paese all'avanguardia e mentalmente aperto come il nostro, la reazione di molti non è stata molto positiva. Chi pensava di morire fianco a fianco a una fashion blogger? E fianco a fianco a un influencer? Sì. Ma solo se ci facciamo prima un selfie. Chiara! Chiara! Eppure vi dico un segreto. Lo so che se dico influencer pensate subito alle ragazzine che sculettano e ai maschietti coi vestiti firmati che fanno i tamarri. Ma i social non sono solo questo. Oh mio Dio! Ad esempio, una figura che sta emergendo è quella dell'art influencer. Si tratta di influencer che si rivolgono ad un pubblico interessato alle tematiche dell'arte. Insomma, coloro che raccontano mostre, collezioni e manifestazioni culturali, pur non essendo sempre degli esperti o dei critici d'arte, ma essendo dei nativi del mondo Instagram e del lifestyle. Insomma, internet è quel posto in cui gente senza titolo vi parla di cose di cui non capisce una sega. Come io che sono ingegnere vi parlo di art influencer. Ma è proprio questo il bello della rete, no? Ad oggi non esistono nomi enormi in Italia che si dedichino interamente a questo settore. Tuttavia sono perfetti se un'azienda vuole comunicare un'iniziativa culturale o se un'istituzione vuole farsi conoscere dai giovani, in quanto sono avvezzi alle dinamiche dei social ma autorevoli per la propria fetta di pubblico. Un'altra frase forbita per Mattia, l'egregio conduttore. Tra gli italiani, volendo citare alcuni nomi, abbiamo Gerry Bonetti, Maria Vittoria Baravelli, Cristina Giopp, Clelia Patella ed Edoardo Monti, solo per citarne alcuni. E così, piano piano e con molta cautela, anche le istituzioni più classiche in Italia, notando uno spiraglio di luce, hanno cominciato ad avvicinarsi a questo variegato mondo all'apparenza distante anni luce. Se fino ad ora i musei sono stati di scarso interesse per i giovani, la colpa comunque non è solo loro. No, nostra intendo. Cioè, ho i capelli bianchi ma sono ancora giovane, vero? 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 Il problema è che nel nostro recente passato, musei e mostre non sempre hanno parlato il linguaggio di noi giovani, adeguandosi ad esempio in termini di tecnologia. Vi cito qualche dato. Fino al 2016, solo un museo su 5 offriva il wifi gratuito e solo il 13% era presente su uno dei tre social network più diffusi. Il tasso di adozione di servizi digitali, che include tutto, dal catalogo online alle prenotazioni dei biglietti, era inferiore al 20%. Insomma, occorreva svecchiare velocemente l'offerta. Parafrasando i fasciozzi, il coronavirus ha fatto anche cose buone. Infatti ha costretto i musei a chiedersi: oh, a ragazzo stanno gli stranieri? E mo che glielo faccio vedere il pistolino delle mie statue muscolose? Non ci stava più nessuno in giro. E così sono corsi ai ripari provando ad attrarre i giovani italiani. Tanto il campionato era fermo. Gli Uffizi l'hanno fatta da padrone, diventando il museo più seguito in Italia e il 13° in Europa. Altro piccolo segreto, la foto Ferragna non era un'iniziativa ad cazzum. Da mesi il museo aveva puntato sui social, dimostrandosi all'avanguardia, ad esempio grazie a brevi video scherzosi incentrati sui propri capolavori e diventando il museo d'arte con più followers sulla piattaforma cinese TikTok. Quella dei balletti con le ragazzine che sculettano. Ci siamo anche noi sopra, Però non sculettiamo. I musei vaticani non sono stati da meno, invitando da maggio gruppi di influencer per tour esclusivi in cambio di visibilità sui loro profili social. Anche in questo caso una scelta fruttuosa, visto che da un lato non sporcava i profili del museo ma andava a comunicare sui canali degli influencer, e dall'altro ha portato ad un boom di visite e ora, a distanza di meno di un anno, il profilo Instagram dei musei ha superato i 100.000 follower. Non male, dai, sono nati più o meno come noi, vediamo noi a che punto stiamo. 100. Meno male che stiamo decollando qua su YouTube, no? Iscrivetevi, mannaggia! Ma potremmo andare avanti così per un bel po', eh? Il Museo Archeologico di Napoli affidò la propria campagna promozionale ai The Jackal. Luis Sall era stato coinvolto a Bologna, o andando più sul classico, Stefano Accorsi era stato coinvolto nelle città emiliane. Eppure nessun casino. Tutto calmo.
Sarà forse che Chiara Ferragni sta sul cazzo a tutti? Insomma, grazie agli influencer, i musei hanno raggiunto grandi portate senza fare grossi investimenti e affidandosi agli esperti del settore. Beccatevi questo, boomer di merda. In conclusione, cosa possiamo dire? Gli influencer non sono il male assoluto. Sono solamente uno degli infiniti mezzi che le istituzioni culturali hanno per far conoscere la propria offerta. Non lasciamoci ingannare dai pregiudizi tipici di chi critica cose che non conosce. Chiediamo ai nostri ragazzi, coinvolgiamoli, impariamo a parlare la loro stessa lingua. E ora selfie e baci baci a tutti i nostri follower. Bella Orridi, ho finito. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Se avete domande o opinioni, scrivetele nei commenti. Se non siete iscritti al nostro canale, iscrivetevi, così ci aiutate a crescere. E adesso, riassuntone. In Italia l'arte ha un grande potenziale inespresso. Dovremmo smettere di trattarla come un oggetto sacro e cominciare a pensare a come venderci all'estero e a come attrarre i disinteressati. Oh, io un paio di tette le piazzerei ogni tanto, non ci stanno mai male. Le istituzioni culturali devono fare i conti con risorse scarse e affinare la creatività per stare al passo coi tempi. Oh, io ve lo dico, io punterei sui bradipi sapienti. Poca spesa, tanta resa. Il mondo dei social sobbolle lentamente ed è pronto a raccogliere la sfida. Può essere un mezzo con un buon rapporto costi-benefici da sfruttare a dovere. Come mi dice sempre il pappone sotto casa mia riferendosi alla sua puttana. E se gli influencer possono essere utili a far proliferare la cultura, bando alle ciance e tiriamo fuori i cellulari!